Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccovi qua con una nuova ricettina. Finalmente ho pensato di utilizzare tutte le cosine che mi aveva mandato Minera Liberi, vi ricordate? Le ultime cose di make-up e ho voluto fare un tutorial, ma una cosa proprio semplice, semplice, semplice che possa piacere a tutti, soprattutto in questo periodo dell'anno, quindi dopo l'estate che abbiamo ancora la pelle un po' abbronzata, ma anche tutto l'anno, con un illuminante fatto in casa e veramente lo volevo fare da un sacco di tempo. Spero che vi piaccia questa idea, è veramente semplicissimo, lo potete fare tutti e ci sono pochissimi ingredienti e soprattutto è molto molto semplice e rapido. Normalmente gli illuminanti in commercio costano pure tanto e spesso contengono siliconi, paraffine, ingredienti dannosi che, dato che l'illuminante io lo metto sia sotto l'arcata sopraccigliare e anche magari nell'angolo interno dell'occhio, ma mi piace metterlo anche un po' sugli zigomi. Quindi mettendolo sul viso è molto molto dannoso se contengono questi ingredienti come edogeni occlusivi, perché si possono causare i grani di miglio, i punti neri qua sul viso, quindi no no no, è una cosa proprio brutta, antiestetica, quindi questo che vi faccio vedere è completamente naturale. Quindi adesso ragazze lo facciamo assieme e poi ci vediamo qua, vi faccio vedere anche l'applicazione sul mio viso. Guardi tutto tu. Oggi vi faccio vedere la ricetta di un illuminante per il viso utilizzando queste polverine che sono di Minera Liberi, che vi ho fatto vedere nel video che ho fatto del giveaway. Vi avevo detto che anche io avevo quelle cosine, quindi vi volevo fare qualche tutorial. In particolare vado a utilizzare la Mica Interferenza Oro, che è appunto una mica che è troppo troppo bella perché è proprio illuminante per il viso, appunto dà dei riflessi dorati, si può utilizzare anche tal quale. E voglio utilizzare questo qua, che è una base ombretti che non ho mai utilizzato. Io di solito, sapete, nei miei video tutorial di make-up utilizzo sempre il biossido di titanio, il talco, le polveri sfuse. Questo qua invece è un mix, è una base già pronta, quindi è molto molto carino anche per fare degli ombretti. Casomai farò qualche altro video, voi fatemi sapere, mettete un bel mi piace a questo video se vi piacciono le mie ricettine di make-up fatto in casa, queste ricettine semplici con pochi ingredienti, e adesso vedrete. Quindi in un becherino ci vado a mettere le mie polveri, quindi ci vado a mettere la base per ombretti. Voi se non avete la bilancina potreste fare anche ad occhio, insomma, perché non è che proprio state facendo una ricetta che magari può succedere qualcosa, magari o vi viene troppo duro o troppo morbido, solo questo può succedere. Quindi ragazze, se voi non avete la base per ombretti appunto di Minera Liberi, potete utilizzare anche una polvere tipo il biossido di titanio, il talco, come vi ho detto. Comunque consultate il mio blog www.caritadolce.com, dove vi scrivo sempre un post correlato a questa ricetta, appunto con tutte le sostituzioni, qualche consiglio anche per farla ancora più semplificata, eccetera, dove vi dirò appunto tutte queste cose. A questo punto metto la mica interferenza oro. Anche per esempio, al posto della mica interferenza oro potreste utilizzare un ombretto brillante, insomma, potete fare molte molte varianti. Come olio vi consiglio un olio leggero, quindi una cosa semplice. Metterò questo qua di jojoba, se non un po' cancellato, e comunque un qualsiasi olio vegetale semplice va benissimo. Ne aggiungo un po' alla volta, quindi un cucchiaino alla volta, e mescolo. Vedete ragazzi, deve venire una specie di cremina, in modo che, come se stai facendo, non lo so, boh, una pizza, si deve unire tutto tutto bene. Schiacciare anche un pochino per mescolare il tutto. Un po' di burro, come al solito scegliete qualsiasi burro voi avete che insomma sia abbastanza duro, se no vi ripeto vi viene troppo morbido il vostro illuminante, e io scelgo questo qua, il burro di cocco, ma secondo me è molto simile al burro di cacao, è molto molto bello, sembra formaggio. Ha pure un buon profumo, come consistenza è come il burro di cacao, però un poco poco forse più morbido, infatti se lo tocco con le mani si scioglie già, quindi si può utilizzare anche sulla pelle. Casomai farò vedere anche qualche altra ricettina. E infine metto anche un pochino di cera d'api o un'altra cera, insomma, il discorso è sempre lo stesso che avete voi.
Quindi a questo punto lo vado a mettere a bagnomaria, appunto per sciogliere il tutto. Quindi prendiamo queste qua, oppure potete prendere un contenitore vecchio di cipria, di, insomma io non li butto mai, cerco sempre di riciclarli. Anche queste sono carine, sono delle piccole cialde che potete appunto mettere in questi contenitori, vedete? E vengono così, e poi qua c'è anche lo specchietto, eh? Ciao, io sono qui, bacino al volo. Visto che ho perso l'adesivo, ci metto un pochino di scotch qua sopra. Ok, e adesso quindi sono pronta per versarlo qui dentro. Guardate che bello, anche come dia regalo, molto molto carino. Appena tolto dal fuoco, deve essere tutto bello liscio e uniforme, quindi tutto tutto sciolto. Prima di versarlo appunto nelle giarine, potete anche mettere un olio essenziale oppure una fragranza. A me piace tantissimo questa qua, Tropicana, appunto di minerali liberi. Vi consiglio sempre di utilizzare pochissime gocce, ovviamente un paio di gocce massimo, perché veramente sono super super profumati, appunto per dare soltanto un profumo al vostro makeup. Se non avete nient'altro, potete anche utilizzare questo contenitore, una giarrina qualsiasi, basta toglierci il siffatto e appunto viene così. Vi ricordate, vi feci vedere anche i profumini solidi fatti con questo packaging, appunto voi lo andate a prendere col dito e lo mettete sul viso, anche il vostro illuminante, vanno benissimo. Guardate, con questi pochissimi ingredienti addirittura ve ne vengono due. Adesso praticamente voi dovete metterlo a raffreddare, quindi nel congelatore, quindi fate come me, adesso sollevo questo piano piano e lo vado a mettere nel congelatore, quindi mettete un vassoio, un piatto sotto, di modo che non succede nulla mentre lo trasportate. Ed ecco il risultato del nostro illuminante che ho tirato dal congelatore, l'ho fatto stare abbastanza, Poi la consistenza comunque rimane, vedete, abbastanza morbida, cioè nel senso che non diventa mai duro duro, a meno che non è proprio inverno. Ovviamente d'inverno sarà più duro, mentre d'estate, primavera, autunno un po' più morbido, quindi un po' più facilmente spalmabile. Comunque anche duro va bene, vedete, questo è l'effetto sulla pelle, molto molto illuminante. Ovviamente ragazze, dipende dai vostri gusti, perché se volete avere un effetto un po' più luminoso, quindi ancora più dorato e più asciutto, potete anche aumentare la mica dorata e diminuire appunto la base per ombretti, oppure il biossido di titanio, il bianco. Se invece vi piace un effetto un po' meno dorato, quindi un po' più bianco, magari anche più coprente, quindi proprio bianco bello coprente, però comunque luminoso, potete aumentare invece la base per ombretti e il biossido di titanio, diminuendo quindi quella dorata. Quindi potete fare varie modifiche in base ai vostri gusti. Ho fatto una cosa abbastanza neutra, quindi né troppo dorata né troppo coprente. Ed eccolo qua il nostro illuminante, ragazzi. Allora, l'ho messo in questo contenitore che è troppo, che non si apre, non mi sto scherzando, che è troppo troppo figo, e c'ha pure lo specchietto. Mi piace tantissimo sta cosa, cioè questo qua, guardate, se non sembra un prodotto che potreste anche comprare tranquillamente, cioè veramente è super super professionale. L'abbiamo fatto in quanto, cioè, pochissimi minuti, quindi veramente questa è una cosa che è troppo troppo fantasmagorica. E questo è illuminante, guardate com'è bello, e vabbè, è bianco, non si vede nulla. Vi voglio far vedere l'applicazione. È un po' cremosino, però abbastanza asciutto. Poi ovviamente col calore delle mani, dato che adesso ancora estate, si scioglie. Se invece lo fate d'inverno è più asciutto, quindi dipende un po' anche dalla stagionalità, insomma. Vi voglio far vedere com'è. Però un illuminante vero e proprio, è troppo bello, io lo adoro, io veramente stavo fuori per questo illuminante, mi piace troppo. Lascia la pelle anche morbida e idratata, perché ovviamente è anche un po' idratante, setificante, quindi va bene anche su questa zona proprio del contorno occhi. A me piace metterlo anche qua, soprattutto qua, veramente, perché illumina tantissimo e anche nella parte interna dell'occhio. Mi piace tanto tanto tanto, guardate com'è bello.
lo potete mettere anche sul décolleté, lo potete mettere sulle braccia, dove volete, comunque vi dura un'infinità e potete utilizzarlo ovunque volete voi. Spero tanto 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 che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su, mettete mi piace, così faccio tante altre ricettine. Se siete nuove, iscrivetevi al canale e vi mando un bacio grande. Ciao!